Lui, il grande eroe. Leonida, di cui non si conosce effettivamente l'anno della nascita. Alcuni dicono intorno al 540 a.C. Leonida doveva essere l'erede al trono, ma siccome era il secondo figlio della prima moglie del re, il fratello maggiore lo sopravanzava. Quindi, poiché non era l'erede diretto al trono, dovette essere sottoposto come tutti gli altri fanciulli spartani. E quindi la mente sicuramente corre al momento in cui Leonida viene abbandonato in un bosco con una lancia e una spada contro delle bestie feroci. Dovette essere sottoposto a quello che si chiamava la Gogè. 40 giorni, ma anche di più. A volte durava anni. Alla fine della quale, di questo periodo, i giovani spartani diventavano veri cittadini e Leonida fu uno dei pochi re spartani che si allenò con questi duri esercizi. Come scrive Plutarco, ad esempio, quando qualcuno disse a Leonida: "Tranne che per essere re, tu non sei per nulla superiore a noi." Ecco, a questo Leonida rispose: "Ma se non fossi migliore di te, non sarei re." Come uomo addestrato con la Gogè, Leonida non dava la minima importanza al suo sangue reale, ma piuttosto riteneva di avere, come suo fratello Dorieo, delle capacità superiori nella competitiva società spartana, che secondo lui lo rendeva perfettamente adatto al governo. Per questo motivo Leonida fu scelto per guidare le forze greche alleate nella resistenza durante la seconda guerra persiana. Probabilmente questo gesto non fu solamente un omaggio alla superiorità militare di Sparta, in quanto solamente 2 anni dopo la morte di Leonida, la coalizione delle città greche preferì la direzione ateniese a Leotichida e a Pausania, anche se la reputazione militare di Sparta in se stessa non era affatto diminuita. Però torniamo a Leonida, torniamo al suo primo periodo di addestramento, torniamo alla Gogè. Quando il bambino nacque, come tutti gli spartani, fu esaminato. Fosse stato piccolo o gracile o malato o deforme, sarebbe stato scartato. Quando fu in grado di reggersi in piedi, ricevette il battesimo del fuoco al combattimento. Gli insegnarono a non indietreggiare mai, a non arrendersi mai. Gli insegnarono che la morte sul campo di battaglia al servizio di Sparta era la gloria più grande che la vita avrebbe potuto offrirgli. All'età di 7 anni, secondo le usanze di Sparta, il ragazzo fu strappato dalle braccia della madre e scaraventato in un mondo di violenza. Forgiato da 300 anni di una società guerriera, quella di Sparta, in grado di creare i migliori soldati che il mondo abbia mai conosciuto. La Gogè, come viene chiamata, costringe il ragazzo a combattere,
lo riduce alla fame, lo costringe a rubare e, se necessario, a uccidere. Con verghe e fruste il ragazzo fu punito, addestrato a non mostrare dolore né pietà. Costantemente messo alla prova, gettato nella foresta, lasciato a misurare ingegno e volontà contro la furia della natura. Era la sua iniziazione, affrontare la foresta. Da lì sarebbe tornato alla sua gente, da spartano, o non sarebbe tornato affatto. A girare intorno al ragazzo, artigli di acciaio nero, pelo scuro come notte, occhi rossi di fuoco, gioielli dalle cave dell'inferno. Il lupo gigante annusa, assapora il profumo del pasto imminente. Non è la paura a governarlo, ma solo una cresciuta percezione delle cose. L'aria fredda nei polmoni. I pini piegati dal vento della notte che incombe. Le sue mani sono ferme. La sua forma. Perfetta. È così il ragazzo, dato per morto, ritorna al suo popolo, alla sacra Sparta, da re, il nostro re, Leonida! A Sparta ci sono diverse classi sociali. La classe sociale preminente alla quale appartiene anche lo stesso Leonida è quella degli Spartiati. Per essere Spartiati, prima di tutto bisogna essere sani. Tutti figli deformi, tutti figli con difetti fisici o difetti mentali, vengono gettati in quella che si chiama la sacra fossa, profondissima, dalla quale non c'è modo di uscire, dalla quale non c'è modo di salvarsi. Gli Spartiati, fin da 6 anni, si dedicano esclusivamente agli esercizi militari, compiuti in un regime di vita comunitario. A 19 anni vengono ammessi all'esercito, diventando opliti, e a 30 possono formarsi una famiglia, pur continuando l'addestramento militare fino a 60 anni. Gli allenamenti sono incredibili. I guerrieri spartani vengono allenati fin da bambini a saltare sui tori in corsa, a saltarci su e a rimanerci in equilibrio. Vengono addestrati a ricevere violenze inaudite e comunque a rimanere sempre in piedi, a non arrendersi mai, mai. Il caratteristico sistema educativo a cui venivano sottoposti era detto appunto questo agogè, o come dice il film agogè.
Il ragazzo a 7 anni lasciava la famiglia e veniva inserito in un gruppo di coetanei guidati da un ragazzo più grande, imparando danza e musica, ma solo perché non se ne poteva fare a meno. Imparavano a leggere e a scrivere, ma il contenuto principale del sistema era il rafforzamento del carattere e la preparazione alla guerra. Verso i 20 anni entrava a far parte degli Ireni, soldati che continuavano il proprio addestramento istruendo a loro volta un gruppo di spartiati più giovani. A 30 anni lo spartiate acquisiva il diritto di voto e poteva sposarsi. Questa era la civiltà nella quale cresce Leonida e a un certo momento gli viene riconosciuta la supremazia. Leonida diventa re. Re anche delle altre genti, e parlo dei perieci, che dal greco significa quelli che abitano intorno, ovvero quelli che abitavano nei territori che circondavano Sparta, che venivano considerati, diciamo, di seconda classe, anche se pure loro addestrati al combattimento. Oppure gli Iloti, che pur essendo sani, non avevano diritti, vivevano in uno stato di perenne servitù e prigionia di guerra. Dovevano lavorare le terre dello Stato, assegnate in usufrutto ai cittadini più nobili. E da questo stato di schiavitù non si potevano né affrancare, né tantomeno i padroni potevano vendere questi schiavi agricoltori. Perciò erano in proprietà. Incredibile, davvero incredibile. E arriviamo quindi al periodo in cui Sparta viene minacciata per la prima volta dai persiani. La prima volta i greci, quindi persiani e spartani e ateniesi, fingono di rispondere, ma in qualche modo gli spartani si affrancano e a combattere i persiani ci sono solo gli ateniesi. Il secondo attacco, invece, è più importante. Nel secondo attacco arriva Serse. Arriva proprio lui. Però prima di arrivare lui, ovviamente arrivano dei ambasciatori. Ove il regnante si astenga dal pronunciarsi oppure si pronunci negativamente, i persiani, in un numero all'incirca di 1 milione tra tutte le genti raccolte al servizio di Serse, letteralmente fanno terra bruciata. I bambini vengono condotti in schiavitù. Le donne violentate oppure uccise, gli uomini sterminati. Ed ecco quindi che a questo punto giunge l'ambasciatore anche a Sparta. Consigliere Terone,
Ti scopri necessario per una volta.